una soddisfazione per tutti noi per come ci stiamo impegnando nel portare avanti questa piccola realtà nel nostro paesino. Io volevo approfittare per ringraziare soprattutto i ragazzi che collaborano con me, i tecnici, tutti i miei dirigenti per questa manifestazione anche ovviamente il Comune di Santa Camillitello e l'associazione Mancuso che ci ha fornito i pulmini, insomma, e ci ha dato la possibilità di offrire un servizio ancora più efficiente. E noi abbiamo cominciato in un periodo critico per quanto riguarda lo sport in genere a livello nazionale, era il settembre 2020, ancora il Covid, e quindi abbiamo cominciato con circa una decina, 12 ragazze, oggi siamo più di 120, il merito è dell'impegno di tutti, della nostra struttura e di come si sta bene qua dentro. Il nostro, io tengo a sottolineare, non è soltanto sport a livello agonistico, ma anche un centro di aggregazione, di socializzazione, un servizio che si offre a tutta la comunità santacatese. È una bella soddisfazione, abbiamo ripetuto l'avventura di Santa Camillitello perché ci siamo trovati benissimo l'anno scorso, perciò appena si è arrivata a fare il secondo raduno in Sicilia non abbiamo esitato a tornare qui, dove sia per ospitalità che per organizzazione ci siamo trovati benissimo, anche lo staff nazionale è rimasto sempre contento, perciò per noi è stata una bellissima conferma. Adesso siamo cresciuti nel numero di squadre, anche nei nostri campionati le squadre sono maggiormente aumentate, perciò ecco, siamo su una buona strada, sicuramente si può fare sempre di meglio. Un progetto che è partito lo scorso anno e che ha dato, secondo noi, dei buoni risultati e che adesso, ovviamente, alla luce di questi buoni risultati che ci ha fatto riscontrare, adesso ovviamente è un progetto che stiamo esportando anche in altri posti d'Italia. Tant'è che la settimana scorsa è partito anche quello che prevede la partecipazione delle regioni del centro Italia. In più, nei prossimi giorni dovrebbe partire anche un progetto con le regioni del nord Italia, con una modalità leggermente differente da questa, che ci dà la possibilità anche noi delle squadre nazionali di arrivare sul territorio e provare ad allenare più ragazze possibili andando noi verso la base e non viceversa. Noi del sud abbiamo sempre quella percezione di distanza rispetto al livello delle squadre nazionali, dall'Under 16 in su. Ovviamente ci siamo posti come obiettivo quello di creare un livello intermedio di fascia d'età che ci potesse dare la possibilità di avvicinare l'idea appunto dello sviluppo di queste qualità a qualcosa che fosse un po' più fruibile per le regioni del sud. Quindi, come dire, non posso aspirare al Club Italia, quello di Milano, cioè quello con cui giochiamo con le squadre, diciamo, con le ragazze più importanti, diciamo quelle le azzurre, ma quantomeno creare un livello intermedio che possa consentire al sud di avvicinarsi a questo livello intermedio e noi speriamo nel tempo da questo livello intermedio di poter poi porre l'attenzione su un ulteriore salto di qualità che magari nel tempo ci possa portare ad avere qualche azzurra anche tra le ragazze del Sud Italia. Sicuramente è una bellissima esperienza perché ci mette, diciamo, di fronte a delle emozioni uniche perché ci confrontiamo con atlete e allenatori provenienti da altre regioni, quindi questo è sicuramente uno stimolo per crescere sia pallavolisticamente sia a livello personale. Il fatto di allenarci, allenarmi dentro queste mura, che comunque è sempre la mia casa, è sempre più bello e diciamo che rende questa esperienza ancora più bella. Il fare gruppo è la prima cosa, quindi allenarsi e anche stare all'hotel insieme è sicuramente stimolante sia per quanto riguarda poi gli allenamenti, sia a livello personale, perché ci cresce sempre di più.